Buongiorno, sono il dottor Matera e sono tecnologo alimentare. Mi occupo di ricerca nell'ambito delle macchine, impianti e della microbiologia batterio-casearia presso l'Università degli Studi della Basilicata. Il latte alimentare rappresenta il prodotto di secrezione ed escrezione della ghiandola mammaria. Per i mammiferi rappresenta in alcuni stadi della vita l'unico alimento fonte di nutrienti e quindi di proteine, calcio, sali minerali, lattosio e grassi. La composizione chimica del latte dipende da alcuni fattori: fattori genetici, fattori fisiologici e fattori dell'individuo, strettamente correlati all'alimentazione, al clima e alla razza. Il latte, genericamente, quando si parla di latte, senza alcuna specificazione, si parla di latte di vacca. Nel momento in cui si dovranno fare delle considerazioni relative ad altri tipi di latte, è necessario indicarne la provenienza, quindi latte di pecora, latte di bufala, latte di asina, latte di cammello, per intenderci. La composizione chimica del latte può variare in termini centesimali a seconda anche dell'animale da cui viene prodotto. Generalmente il tenore in grassi è maggiore per il latte di pecora, per il latte di capra e per il latte di bufala. Restano pressoché invariati i contenuti di proteine e lattosio nel latte di vacca e nel latte di donna. Il latte destinato all'alimentazione umana può essere sottoposto a diverse lavorazioni. Tali lavorazioni ci consentono di indicarne poi le caratteristiche merceologiche. A tal proposito, il latte può essere diciamo, suddiviso in base al tenore in grasso e in base alla conservabilità. In merito al tenore in grasso, potremmo trovare sul banco del supermercato il latte scremato, latte parzialmente scremato o latte intero, dove il tenore in grasso rispettivamente aumenta dallo 0,6% al 3,6%. Per quanto riguarda invece la conservabilità, vi sono diversi processi fisici che ci consentono di ottenere una conservabilità nel breve e nel lungo periodo a seconda dell'intensità del trattamento termico. I trattamenti termici più utilizzati nell'industria alimentare sono la pastorizzazione, l'ultrafiltrazione e la sterilizzazione. Tali processi differiscono per intensità del trattamento termico e potremmo riscontrare a loro volta all'interno dei prodotti una differente componente in termini soprattutto aminoacidico. Per quanto riguarda la produzione di prodotti derivati dal latte, potremo ottenere diversi prodotti a seconda della tecnologia casearia che viene impiegata. La tecnologia casearia maggiormente utilizzata per l'ottenimento di formaggi e derivati dal latte è sicuramente la coagulazione. La coagulazione delle proteine consente di ottenere dei formaggi a pasta filata, dei formaggi a pasta semidura o dei formaggi a pasta dura. La coagulazione può avvenire per via acida o per via balsamica. Nella coagulazione acida è necessario l'impiego di fermenti lattici che in seguito alla degradazione del lattosio e la produzione di acido lattico, il pH del mezzo viene abbassato e ciò consente alle caseine di aggregare e di poter precipitare. Nel caso della coagulazione presamica, è indispensabile l'utilizzo di enzimi affinché le proteine del latte possano aggregarsi e permetterle quindi la precipitazione. Nella produzione dei formaggi è sempre più largo l'impiego di colture starter e colture aggiuntive. Le colture starter vengono utilizzate per diversi motivi.
Dal punto di vista chimico sono implicate nell'idrolisi del lattosio e nella produzione di acido lattico, la quale è una caratteristica diciamo legata prettamente all'ottenimento della cagliata, al prolungamento della shelf life del prodotto e all'ottenimento di un ambiente inospitale per i patogeni. Sono implicate inoltre nella produzione di batteriocine, le quali hanno attività antimicrobica, nell'attività proteolitica e nella produzione di esopolisaccaridi, che sono implicate nelle caratteristiche e nell'ottenimento di caratteristiche sensoriali del prodotto, e hanno inoltre attività probiotica. Quindi hanno una diversa attività ceppo specifica e che è legata generalmente alla prevenzione dei disordini gastrointestinali. Il latte alimentare destinato al consumo umano non può essere utilizzato tal quale, ma deve essere sottoposto a dei trattamenti termici che ne consentono la stabilizzazione dal punto di vista microbiologico e ne determinano quindi l'accettabilità da parte del consumatore. I trattamenti termici più utilizzati sono la pastorizzazione e la sterilizzazione. La pastorizzazione può essere raggiunta mediante diverse tipologie di una combinazione tra tempo e temperature. Le più utilizzate prevedono l'impiego di temperature intorno ai 60 gradi per un periodo di 30 minuti, invece piuttosto che altre tecnologie che prevedono l'utilizzo di temperature intorno ai 72 gradi per 30 secondi. La sterilizzazione ci consente invece di raggiungere una conservabilità commerciale più ampia, che è ottenuta grazie a un trattamento termico più spinto, in cui si raggiungono temperature di tra i 130 e i 150 gradi per 4-5 secondi. Il latte dal punto di vista nutrizionale si presenta come un alimento ineguagliabile. In esso sono presenti allo stato micellare le proteine, sono presenti nello stato di emulsione i grassi e in soluzione il lattosio, lo zucchero maggiormente presente all'interno del latte, e i sali minerali, in particolar modo il calcio. Le diverse componenti del latte sono implicate tutte nel raggiungimento di un corretto ed equilibrato stato di salute all'interno del corpo umano. Infatti i globuli di grasso possono essere considerati dei veicolatori delle principali vitamine liposolubili come la vitamina A, la vitamina D e la vitamina E. Sono inoltre presenti anche vitamine idrosolubili e vitamine del gruppo B, sono presenti in piccola quantità vitamine del gruppo C e sono presenti in larga quantità sali minerali come il calcio, come il fosforo e come lo zinco. Da diversi anni sono in atto delle ricerche vogliono dimostrare la correlazione positiva tra il consumo di probiotici naturalmente presenti nel latte ma anche aggiunti al termine della produzione e la possibilità di combattere l'insorgenza di alcune malattie congenite e non solo, ma anche l'obesità, anche stati infiammatori. Per questo motivo è altamente consigliato il consumo di alimenti contenenti cellule, fermenti lattici vivi, soprattutto in concentrazioni superiori a 1 miliardo di cellule per millilitro. In questo contesto bene si collocano i prodotti lattiero-caseari che esplicano questa funzione. In particolar modo vanno annoverati gli yogurt, in cui sono presenti più di 1 milione di cellule batteriche che riescono a oltrepassare il tratto gastrointestinale e a superare la barriera acida dello stomaco e andare a interferire con
delle reazioni carcinogeniche all'interno del nostro intestino. Dal punto di vista proteico, il latte si presenta come un alimento che possiede diverse componenti biologicamente attive che sono essenziali per il nostro corpo umano. In particolare il riferimento va fatto per quegli amminoacidi che il nostro corpo non riesce a sintetizzare e che sono naturalmente presenti all'interno della struttura proteica sia delle sieroproteine sia delle caseine del latte.